the silver screen. We are champion Oriental. Sing for music. L'Italia ospita per la prima volta il campionato mondiale di mountain bike orienteering, protagonista è la provincia di Vicenza. Ogni sera in questo orario Rai Sport dedicherà uno speciale a questa grande manifestazione internazionale. 30 le nazioni iscritte, tra poco andremo a seguire il meglio della prima giornata con la long distance da Marostica a Bassano, e a commentare assieme a me questa competizione c'è l'organizzatore, il direttore dell'organizzatore Gabriele Viale, e il responsabile dell'ufficio stampa della FISO, la Federazione Italiana Sport di Orientamento, Pietro Ilarieti. Allora, a questo punto subito a vedere la gara di oggi. Si stanno dunque preparando gli atleti per affrontare la prima delle quattro gare per i campionati mondiali di mountain bike orienteering, atleti stranieri e atleti italiani, complessivamente 400 in gara, davvero un gran parterre, long distance la prima specialità, saranno la bellezza di 37 km e 300 metri con un dislivello di 1350 metri per la categoria elite maschili, 27.500 per le donne, una organizzazione davvero impeccabile, tantissimi i volontari. Gabriele Viale, davvero un lavoro durato più di un anno, ma adesso si cominciano a vedere i risultati di questo brillante lavoro. Un lavoro che premia la terra veneta, la terra vicentina, una terra che comunque ha dato grandi campioni e ha sempre una tradizione sportiva all'avanguardia, e quindi anche questo campionato del mondo si è vinto in questo ottimo con tante amministrazioni, tanti volontari, tanti enti che ci stanno supportando. Oggi è partita la prima gara e quindi siamo ben lanciati per il proseguo del campionato del mondo di mountain bike. E siamo alla partenza, allora attenzione perché si tratta di gare che si svolgono a cronometro, la partenza una alla volta, qui vedete anche con la sacca per abbeverarsi, per potersi ristorare. Diciamo che fa gran caldo, siamo al limite di quello consentito dal regolamento internazionale, intanto queste splendide immagini, la cartolina Piazza degli Scacchi di Marostica per la partenza, per così dire virtuale, perché poi più avanti ci sarà la partenza vera e propria cronometrata. Angoli davvero suggestivi di questa località, dicevamo gara a cronometro, una gara singola, poi c'è lungo il tracciato via via i vari punti di controllo, di punzionatura, ne vedremo tra poco, sono per l'appunto le cosiddette lanterne che caratterizzano questa gara. Intanto al momento della partenza viene consegnata la cartina, è una particolarità a differenza della corsa in montagna e delle altre discipline del sport di orientamento, qui bisogna seguire i sentieri e i punti di controllo, pena anche la squalifica. Pietro Ilarieti. Esatto, è così, ovviamente i concorrenti non conoscono il tracciato che scoprono al momento in cui viene consegnata loro la mappa. La difficoltà e la bravura sta nel saper capire e interpretare immediatamente il tipo di terreno, quindi capire dove sei per sapere dove vuoi andare e soprattutto per fare meglio degli altri. Una caratteristica, anzi tante caratteristiche che devono avere questi atleti, un occhio alla cartina, un occhio alla strada, perché logicamente bisogna stare attenti anche a dove si va, una doppia capacità che è quella tecnica naturalmente, e qui l'atleta di punta della squadra azzurra, Laura Scaravorani, che è la vera professionista della specialità azzurra, perché lei è del gruppo sportivo forestale e dunque può allenarsi, l'atleta cremonese che si sta preparando, vedete, sta inserendo nella tabella la cartina ed eccola a partire. Ci auguriamo naturalmente che da parte di questa atleta arrivi una importante medaglia, perché da sfidare le avversarie sono tante e qui naturalmente la fanno da padrone, Gabriele, soprattutto i paesi del nord Europa. Sì, l'orientamento del nord Europa ha una tradizione secolare, è nato in Norvegia nel 1895, quindi la corsa di orientamento, che poi è la disciplina più praticata, appunto ha una tradizione secolare.
gare con manifestazioni importanti da 20.000 partecipanti, le gare a tappe in Svezia, in Norvegia, in Finlandia e così via. E anche qui ovviamente, come vedremo poi nei risultati finali, le nazioni scandinave hanno dettato legge a conferma appunto che alla fine non ci si inventa nulla, il lavoro di tanti anni, l'esperienza di tanti anni che loro hanno acquisito, appunto la capacità di lettura, l'abitudine al gesto tecnico di saper orientarsi, di saper localizzarsi in maniera molto rapida, anche in questi terreni comunque collinari e veloci, ha fatto la differenza. Fatto la differenza, e lo scopriremo poi naturalmente nelle classifiche finali. C'è da dire che avete visto la partenza da Marostica, poi via via, ecco uno dei punti, le cosiddette lanterne, con questa bandiera bianco e arancio trasversale, dove c'è una sorta di lettore digitale che memorizza il fatto che l'atleta è passato in quel punto. Verrà poi naturalmente letta questa chiavetta alla fine da parte della giuria. Tanti gli specialisti, tanti i campioni in gara, sono quattro le categorie per l'esattezza in gara, e questa è la grande favorita della categoria delle donne, la danese Rikke Kording, che naturalmente è davvero una delle assolute protagoniste di questa disciplina. Manca però il detentore del titolo di questa lunga distanza della categoria seniores maschile, vale a dire il russo Anton Folironov, che purtroppo ha avuto una caduta per un problema della rottura di cambio nelle qualificazioni di ieri, e dunque non si è qualificato per la prova finale, perché c'è da dire che questi hanno già superato una splendida qualificazione che si è tenuta nella zona del Bregonzo. Sì, l'atleta russo ha avuto un problema, ha rotto appunto un pezzo della bici e quindi non ha potuto completare il percorso. È come se la Ferrari durante le prove di qualifica rompesse il motore e non potesse completare il giro di qualifica, quindi il gioco forza è stato squalificato. A noi è anche dispiaciuto, capiamo l'amarezza, però poi i regolamenti vanno applicati. E qui siamo con uno degli atleti di punta, con il numero 53, ha visto Jaime Origi. Sì, Jaime Origi si è preparato benissimo per questo appuntamento, viene da due lunghi stage in altura, uno fatto al Passo Rolle con i suoi compagni e uno in solitaria di rifinitura a Livigno. Diciamo che Jaime Origi è stato protagonista di una grande escalation, l'anno scorso ha ottenuto i suoi primi successi internazionali a Vesoul in Francia e poi ha continuato a migliorare, probabilmente avendo anche sullo sfondo questo obiettivo importantissimo del Mondiale Vicentino in Italia. Giocare in casa, dunque cercare di scalfire quelle classifiche che vedono appunto gli atleti del Nord Europa dominare. Qui intanto un altro problema per un atleta danese, ma ecco il paesaggio davvero incantevole, perché abbiamo detto partenza da Marostica, arrivo a Bassano del Grappa, ma c'è da dire che quello che è stato il momento più suggestivo di questa competizione è stato sicuramente il passaggio per la chiesetta del ciclista sulla salita della Rosina. Un gran lavoro per arrivare lì, tanti territori, tanti campi da attraversare, una macchina burocratica che vi ha messo a dura prova, Gabriele. Sì, sicuramente un'esperienza anche che ci ha arricchito e ci ha fatto scoprire anche questi lati impegnativi, diciamo un anno di lavoro importante. Dicevo, sì, hai detto bene, questi atleti sono ambasciatori del territorio, abbiamo voluto comunque anticipare la partenza nella piazza degli scacchi di Marostica, in quanto volevamo dare questa cornice così sublime e unica comunque a questi atleti che saranno poi gli ambasciatori nelle loro nazioni del nostro territorio. Abbiamo inserito, non poteva non mancare, un punto di eccellenza per il ciclismo, quale la salita della Rosina, la meta dei ciclisti, dove è stata anche costituita la chiesetta del ciclista, quindi ci sembrava corretto. Ecco, intanto scusa Laura Scaravozzani, uno dei punti più significativi, avete visto come ci sia davvero la necessità con questo gran caldo, dicevamo si sono sfiorati in qualche momento i 40 gradi e dunque la necessità degli atleti di bere tantissimo. Ecco, intanto uno degli altri passaggi, vedete proprio l'operazione di inserimento di questa chiavetta nell'alloggiamento e poi il momento in cui si riparte, ecco, davvero anche uno sforzo davvero fisico. Pietro Laiti, ex atleta e corridore su strada, naturalmente qui intanto questa splendida immagine, la soggettiva, attenzione perché ecco purtroppo c'è anche una caduta proprio dell'atleta che ha posizionato questa telecamera sul casco.
Ah, questo è Marco Bonazzi che è partito questa mattina con la camera sul casco, effettivamente queste immagini sono proprio spettacolari. Tornando all'atleta in precedenza inquadrato era l'azzurro Piero Turra che viene dal Trentino, esattamente lui gareggia per il GS Pavione, un paesino, una squadra di primiero. Una squadra che annovera molti atleti ma soprattutto un po' tutto il nord Italia e oltre, sta raccogliendo atleti in questa disciplina che conta sempre più praticanti, molti sono arrivati come proprio la Scaravorani con una precedente esperienza nella corsa in montagna per poi approdare, fare una scelta per così dire di vita e dedicarsi esclusivamente alla mountain bike orientieri. Come vedete si passa anche in molte zone molto spettacolari, ecco ancora questa particolare immagine della cartina viene letta e poi si guarda anche alla strada, c'è attenzione che qualche momento di difficoltà poi anche con la chiavetta e qui si continua a bere, penso che davvero quest'oggi gli organizzatori abbiano dovuto dar via chissà quante litri e litri d'acqua, nonostante poi anche gli atleti siano partiti con le proprie borracce, con sicuramente gli integratori. La scoperta di un territorio, la scoperta della natura, dei boschi di questa zona, qui siamo nelle Prealpi vicentine, nella zona alta della provincia, ma nei prossimi giorni invece si andrà a scoprire la zona a sud della provincia perché si andrà nei Colli Iberici con le altre discipline. Gabriele? Sì, saremo giovedì prossimo a Pozzolo di Villaga, poi venerdì ad Alonte e sabato la sprint a Sossano, siamo partiti dalle Bregonze, quindi abbiamo voluto offrire appunto a tutti questi atleti la varietà e le tipicità anche morfologiche del territorio della provincia di Vicenza. Parleremo anche naturalmente delle altre discipline e altre iniziative collaterali perché non solo c'è il mountain bike orienteering ma in questa circostanza c'è anche un'attività di Nordic Walking, 7 giorni per conoscere questi territori accompagnati dai grandi specialisti, ogni giorno una passeggiata a tema, ma di questo ne parleremo domani sera nello speciale sempre 23:45 Rai Sport 1 per raccontare quello che è davvero lo spirito, la grande febbre di questo mondiale. Una delle grandi favorite di questo mondiale al femminile, l'atleta svizzera che ha ben figurato anche nelle qualificazioni, Pietro. Sì, questa è Christine Schaffner, è una delle avversarie più temute da Laura Scaravonati. Per quanto riguarda invece il discorso caldo, ieri sera nella riunione tecnica pre-gara il CT Sacchetta ha invitato tutti i suoi atleti a bere continuamente e soprattutto nelle fasi pre-gara di stare molto all'ombra perché a lungo andare questo sole ti taglia le gambe. Sicuramente lungo il percorso c'erano tanti punti di ristoro, mentre eravamo sul percorso abbiamo incontrato ad esempio il papà di Laura Scaravonati che era preoccupatissimo che le bevande preparate per la figlia stavano diventando calde, quindi gli atleti rischiavano di arrivare a un punto di ristoro quando trovavano queste bevande che potevano essere caldi, quindi erano tutti preoccupati di mantenerle al fresco. E intanto abbiamo visto che dopo questi splendidi paesaggi e la natura incontaminata di questi territori a ridosso di Marostica e di Bassano del Grappa non poteva mancare naturalmente, l'abbiamo già scoperto, il passaggio sul ponte di Bassano, abbiamo visto un atleta che si sta portando verso Piazza della Vittoria per l'arrivo finale, non poteva mancare appunto, Gabriele, il passaggio nello storico e glorioso ponte. Sicuramente è un elemento tradizionale che fa parte della storia vicentina, la tradizione alpina poi appartiene anche alla regione Veneto, al Veneto, e quindi noi abbiamo avuto anche grande collaborazione dai volontari degli alpini della protezione civile e volevamo comunque inserire questa immagine che può essere una testimonianza di Bassano nel mondo e lo sarà senz'altro. E intanto vedete via via il passaggio, pubblico lungo il tracciato ma soprattutto concentrato nella zona d'arrivo, c'è da dire che non solo agonismo ma anche tanta solidarietà e beneficenza in occasione di questo campionato mondiale, fin dalla cerimonia di apertura in Piazza dei Signori a Vicenza, nel momento in cui proprio Gabriele Viale ha consegnato l'assegno per la Città della Speranza, l'istituto che si occupa della ricerca per le malattie oncologiche
scientifiche infantili e per l'avvio di questo progetto, di questa torre della ricerca, 350 ricercatori a lavorare, e voi avete già consegnato un assegno di 10.000 euro. Sì, era uno degli obiettivi che ci siamo dati con questo progetto di campionati del mondo, volevamo fare anche qualcosa di importante per la solidarietà e quindi abbiamo raccolto, abbiamo devoluto una parte del nostro budget, la cifra di 10.000 euro, alla Fondazione della Città della Speranza. L'assegno l'abbiamo consegnato ieri sera alla dottoressa Focchesato, vicepresidente nazionale della Fondazione, e quindi abbiamo voluto dare anche un segno di attenzione a questa importante realtà di ricerca. Ed eccoci ai passaggi sul ponte di Bassano con la leader della categoria senior femminile, è la danese Rikke Kornving, che ha passato ora il ponte, e via via anche la finlandese Ingrid Stengard. Intanto siamo ad uno degli arrivi della categoria maschile, l'atleta con il pettorale numero 20, ma subito dietro si stanno prospettando gli arrivi della categoria femminile. Davvero c'è da capire se riuscirà ad andare, intanto ecco, con una foratura, molte le forature degli atleti, ma eccoci, siamo alla nostra Laura Scaravonati, vediamo se riuscirà a registrare il tempo utile per salire sul podio. Sarebbe un risultato davvero storico per l'Italia, qui l'arrivo di Rikke Kornving, l'atleta della Danimarca, 1:47.59. Il suo tempo davvero ottimo per la giornata anche di gran caldo. Poi c'è la finlandese Ingrid Stengard, 1:54.12 il tempo, vedremo ora cosa riuscirà a fare Laura Scaravonati. Davvero potrebbe essere la giornata storica di una medaglia al campionato del mondo per l'Italia. Ecco, in questo momento va a chiudere, è davvero stremata, tanta la fatica per questa gara, ricordiamo 27,5 km di dislivello di 750 metri per le atlete della categoria seniores femminile. È comunque contenta, contentissima, la vedete, ci saluta anche, davvero gioiosa per questo importante risultato. Vedremo ora la classifica, se è sufficiente 1:57.25 per il terzo posto, e terzo posto, e allora subito l'intervista alla nostra atleta azzurra. Sì, è una medaglia che inseguiamo da quando è stato assegnato il mondiale in casa. Ho avuto l'infortunio l'anno scorso, sono rientrata a settembre con questo obiettivo. E è andato tutto benissimo fino ad oggi, anche oggi ho fatto la gara perfetta, e chapeau a Rikke e a Ingrid, che erano decisamente più forte nell'ultimo pezzo in pianura, quindi sono contentissima così, più di così davvero non si poteva fare. Contentissima sicuramente Laura, contentissimo il presidente della Federazione Grifoni, ma davvero tutto il movimento, anche gli organizzatori, partire subito la prima giornata con una splendida medaglia di bronzo tra le donne, è davvero una grandissima soddisfazione. Un atleta che è l'unica professionista sostanzialmente di questa specialità in Italia. È l'unica professionista, il gruppo sportivo forestale l'ha voluta fortemente, lei è partita dalla corsa, ha vinto oltre 20 titoli italiani nella corsa e poi per un infortunio al ginocchio è passata alla mountain bike, e dopo un paio di anni di adattamento, diciamo così, fisico che ha portato avanti con il suo preparatore, ha abituato i suoi muscoli al nuovo movimento, alle nuove fatiche, e ora è arrivata veramente ad un altissimo livello. Speriamo che abbia voglia di continuare altri tanti anni. Tanti anni ancora davvero per avere le soddisfazioni, le gioie delle vittorie di Laura Scaravonati, ma attenzione perché non è finita, ci sono ancora tre categorie da seguire, soprattutto attenzione perché nella categoria juniores c'è da tenere d'occhio un giovanissimo atleta vicentino, Riccardo Rossetto, già aveva dato buone indicazioni nella qualificazione di ieri. Gabriele. Sì, un atleta molto forte, fisicamente ben dotato, e quindi viene dal mountain bike puro, tra l'altro è vicentino, quindi Vicenza si conferma anche, dicevo, terra mondiale, terra di campioni, ed oggi si sta comportando, ci potrebbe regalare una grande emozione. Grande emozione, intanto continuiamo a vedere nazioni su nazioni, abbiamo visto l'Australia, abbiamo visto addirittura, pensate, la Russia, che è arrivata con 39 atleti, la nazionale più rappresentata, ma c'è Israele, c'è la Cina presente, il Giappone, l'Australia, dicevamo, con il campione del mondo in carica della specialità sprint. Davvero un mondiale rappresentato in quasi tutti i continenti, manca praticamente soltanto l'Africa, ma il resto, gli atleti ci sono tutti, anche se dicevamo che la grande classifica
la fanno gli atleti del Nord Europa. Ed ecco infatti uno degli atleti della Finlandia nelle prime posizioni, perché tra poco ci avviciniamo agli arrivi della categoria degli uomini elite, ed è qui che capiremo se l'Italia riuscirà in questa specialità, in questa categoria, a dire qualcosa. Di sicuro è con la categoria degli juniores, attenzione perché è proprio Riccardo Rossetto che in questo momento va a chiudere il numero 238, il tempo di 1:57:35, davvero peccato per lui, secondo posto. Andiamo a questo punto a sentire anche Riccardo Rossetto, che ha conquistato dunque una medaglia d'argento che però poteva anche essere d'oro. È stata una medaglia inaspettata e sono contentissimo di questo risultato. Non potevo iniziare meglio e ora vedrò con positività le prossime gare, cercando di avere le stesse sensazioni che ho avuto oggi e cercando di ripeterle. Grande risultato, davvero incredibile, un vicentino dunque che vince nel mondiale di mountain bike orienteering sulla provincia di Vicenza, davvero inatteso e grande gioia per tutti, quindi due medaglie già in quattro categorie, chissà se potrà arrivare qualcosa anche dalla categoria juniores femminile e poi dalla categoria seniores maschili. Ancora passaggi davvero spettacolari e suggestivi che fanno provare davvero la sensazione, l'emozione, quello che provano gli atleti in questa fase. Avete visto come dopo l'operazione di verifica e controllo nella lanterna, ora con la bussola, con l'ausilio della bussola, si va a cercare l'orientamento. Davvero non solo grandi capacità tecniche, ma anche e soprattutto una grande conoscenza anche della cartografia, e quindi ci vuole anche intelligenza nel partecipare a questo tipo di competizioni, Pietro. Esatto, diciamo che si impara abbastanza in fretta, il gesto è molto intuitivo, ci vuole per diventare un ottimo orientista un po' di tempo, infatti per acquisire delle ottime basi come professionisti ci vogliono almeno 2-3 anni di teoria, diciamo. Attenzione perché siamo proprio con un altro, il grande favorito degli azzurri, vedete come viene incitato, viene stimolato in questi ultimi metri prima di arrivare in Piazza della Libertà, è Jaime Riggi, l'atleta di punta della categoria maschile, seniores maschili. Vedremo ora cosa riuscirà a fare nel suo transito in Piazza della Libertà, dopo essere passati naturalmente tutti gli atleti, ricordiamo, per lo strepitoso ponte di Bassano. Ancora intanto vedete con il momento in cui gli atleti abbandonano la strada asfaltata per portarsi nelle splendide zone del bosco, nei dintorni di Bassano del Grappa, grande partecipazione, 180 volontari, angoli davvero suggestivi e spettacolari per queste competizioni che portano a conoscere, ed è questo il motivo dell'organizzare questi eventi, far conoscere le nostre bellezze, i nostri territori. Chiude intanto con il numero 80 Valery Glukov, atleta della Russia, finisce al nono posto, niente da fare, non è un buon piazzamento sicuramente per lui. E questo è un altro degli atleti azzurri con il numero 58 ed è Michele Mugno dunque che chiude, e anche qui davvero la sfortuna, ruota bucata, davvero peccato davvero per questo finale di gara. Attenzione però, c'è Jaime Origi che sta completando la gara, anche lui davvero sfinito e provato, vedete non ce la fa, gran caldo, e dunque si stende a terra come gli altri atleti. Davvero grande giornata di caldo, ha messo dura prova, si diceva che i nordici sono abituati al freddo, invece in questo caso abbiamo visto che non hanno comunque mollato. Sì, volevo dire, sai, l'ospitalità vicentina è tanto calorosa, noi volevamo farli sentire a casa loro, per cui abbiamo organizzato una sauna in real time. Una sauna finlandese in tutti i casi. Allora intanto abbiamo visto anche un atleta australiano ora completare, e intanto la classifica mette parzialmente al terzo posto al momento Jaime Origi. Vediamo, mancano ancora degli altri atleti per completare la gara, niente da fare per quanto intanto, attenzione, un atleta che ha mancato l'ultimo punto di controllo è costretto al rientro. Intanto
Dicevamo che nella classifica delle donne seniores le azzurre sono un po' distanti dal podio della categoria juniores, infatti a vincere Svetlana Poverina, poi Tatiana Reipina della Russia, entrambe russe, poi Marie Brezinova della Repubblica Ceca. Queste le prime tre posizioni della categoria juniores femminili, ma concentriamoci e cerchiamo di capire se a questo punto riuscirà a mantenere questa medaglia di bronzo Jaime Origi, l'atleta della squadra azzurra, un atleta di riferimento, di punta per il commissario tecnico Sacchetta. Ora stanno via via arrivando gli altri atleti, ci sarà da capire se riuscirà a mantenere questa posizione. Potrebbe essere davvero ancora un grande risultato, un'altra medaglia nella categoria maschile. Potrebbe essere un grande risultato è arrivato anche l'anno scorso con un altro atleta che quest'anno è infortunato, che è Luca Dalla Valle. Purtroppo ho appena saputo che Jaime Origi ha avuto un piccolissimo problema, ha sbattuto contro una catenella situata lungo il percorso e gli si è praticamente rovesciato il leggio. Speriamo che questi pochi secondi non gli costino un piazzamento importante, ecco. E intanto abbiamo visto arrivare anche un atleta finlandese, ci stiamo portando verso la conclusione, via via vedete stanno arrivando gli atleti e purtroppo Jaime sta scendendo in classifica e dunque purtroppo si perde questa speranza del terzo posto. Per un attimo c'era stata l'illusione della terza medaglia di questa prima giornata di gara, che sarebbe stata e già di per sé storica, con il bronzo di Laura Scaravonati e dell'argento di Riccardo Rossetto, ma poteva diventarlo anche con la categoria seniores maschile. Qui un atleta, vedete, è costretto a rientrare per chiudere la sua competizione e la gara, e intanto però andiamo a questo punto a sentire il commissario tecnico Sacchetto. Sacchetto, si dice chi ben comincia a metà dell'opera, qua siamo appena al primo giorno su quattro, subito due medaglie. Sì, beh, chiaramente piena soddisfazione per questa giornata d'apertura di assegnazione di titoli. Avere due medaglie già in tasca, diciamo, ci fa dormire bene, ecco, perché chiaramente dà consapevolezza ai ragazzi della loro qualità e delle loro potenzialità, e come gli ho appena detto anche non è finito, voglio dire, quindi ci ricarichiamo subito le batterie. Abbiamo qualche ragazzo che ha avuto anche delle delusioni oggi, quindi quello ha tutto il tempo per rifarsi. Bene così, più di così non potevamo pretendere, insomma, ecco. Nel frattempo la classifica seniores maschili vede Jaime Origi chiudere al sesto posto, comunque un buon piazzamento senz'altro, lo scorso anno arrivò decimo e dunque migliorato certamente. Intanto siamo alla premiazione della categoria juniores femminili, con al primo posto Svetlana Poverina, Russia, al secondo Tatiana Reipina, al terzo Mary Brezinova della Repubblica Ceca. Davvero un grande risultato tecnico da parte della Russia, con doppietta le prime due atlete. Ora categoria juniores maschili, con il primo posto di Andreas Prochowski della Danimarca, secondo Riccardo Rossetto, squadra azzurra, e poi Grigori Medved della Russia. Questo dunque il podio della categoria juniores maschili, dove vediamo anche al 18° posto Marco Bonazzi e al 19° Lucas Stanfer, naturalmente poi quinto Marco Guizzardi. Qui siamo con la categoria seniores femminili ed è lei sorridente, bellissima, per questo terzo posto Laura Scaravonati, Italia, poi al secondo posto la finlandese Ingrid Stengard, anche per lei dunque la gioia di un podio, e poi sorridente festeggia Rikke Korving, l'atleta della Danimarca, splendida, bellissima anche lei vincere questo titolo mondiale lunga distanza alla Bassano, Marostica Bassano. Ecco la grafica che ci ripropone dunque la classifica femminile: Rikke Korving, poi al secondo posto Ingrid Stengard Finlandia, e al terzo la nostra Laura Scaravonati. Ricorderete questo nome a lungo perché regalerà ancora grandi soddisfazioni. Siamo ora al podio della categoria maschile seniores, con il terzo posto russo Ruslan Gritsen, poi il secondo posto dalla Danimarca Erik Knudsen Skongard, e vince quindi per la categoria seniores maschili il finlandese Samuli Sarela, questo il campione dunque della specialità e della grafica che ci pone il finale di questa competizione.
Dunque una prima giornata ricca di grandi successi davvero per i colori azzurri, ci auguriamo naturalmente questo si possa ripetere anche nelle prossime giornate. Domani giornata di riposo, puntata speciale sempre su Rai Sport 1 a partire dalle 23:45, poi da giovedì ancora titoli in palio. Grazie a Gabriele Viale, grazie a Pietro Ilarghitti, ci rivediamo domani sera.